Siamo dati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, siamo dinanzi a questa splendida liturgia della settima domenica del tempo ordinario che ci porta molto in alto, come abbiamo udito dagli insegnamenti evangelici di Gesù. Gesù parla di amore al nemico, a chi ci fa del male, parla di misericordia, parla di non giudicare, parla di non condannare. Parla di fare il bene sempre e comunque, a prescindere dalle condizioni soggettive dei nostri interlocutori e dal fatto che se lo meritino o non se lo meritano, dicendo una frase importante che ci porta subito alla seconda lettura molto bella, dove San Paolo dà una risposta anche a un'impressione che potrebbe venirci, ma come si fa a fare queste cose, anche se io desiderassi e volessi regolarmi come Gesù insegna. Gesù dice queste parole: figli miei, se amate quelli che vi amano, che meritano avere? Se lo fanno tutti. Dice, se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, cosa fate di straordinario? Lo fanno pure i peccatori. Se prestate da coloro da cui sperate a vostra volta ricevere un prestito, cosa c'è di così eccezionale? Questo è normale, dice. Qual è il modello di riferimento del vostro comportamento? Gli uomini o il Padre vostro celeste? Gesù dice: fate del bene e prestate senza sperarne nulla, sarete lieti altissimo. Perché? Perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Quanta gente bestemmia dalla mattina alla sera? Noi sappiamo che non è che se tu dici una bestemmia, immediatamente dopo ti arriva un fulmine e il nostro Signore ti stronca, giusto? Se no, a quest'ora il pianeta Terra sarebbe decimato. Dio non fa così, è longanime, è tollerante. Quindi quello che Gesù sta dicendo è che ci sono due tipi di vita. Una, come dire, informata, ispirata, come dire, al modo di vivere comune, a come fanno tutti, a ciò che è normale per noi esseri umani. Normale per noi esseri umani è che se tu mi parli male dietro, io ti parlo male peggio. Se tu mi fai un torto, io te lo rifaccio, senza farti troppo male, se sono buono, ma insomma, in qualche modo mi devo difendere. Ecco. Dio non opera così. Quindi Gesù dice, sta attento, tu c'hai due vie. O una via umana di regolarti, oppure una via divina. O ti ispiri a quello che fanno tutti, o ti ispiri a ciò che è, a ciò che ti mostra, a ciò che ti insegna e a ciò che vuole il tuo Padre che è in cielo. Cosa ci ha detto San Paolo nella seconda lettura? Molto bella, San Paolo dice, guardate, noi esseri umani abbiamo due parametri, non solo di riferimento, ma che anche ci riguardano. Il nostro progenitore, il primo Adamo, che cosa ci ha trasmesso? Facciamo un po' di catechismo, ogni tanto bisogna rifarlo, Cosa ci ha trasmesso il primo Adamo? Cosa ci insegna la Chiesa? Come nasciamo noi esseri umani? Nasciamo segnati da una tara originale, dal peccato originale, da tutte le conseguenze negative che questo comporta. La più grave è la morte. Quelle più comuni sono tutte le miserie di cui quotidianamente facciamo esperienze, le debolezze, le difettosità, il fatto, come dice San Paolo stesso in altre parti delle sue lettere, che tante volte ne facciamo esperienza, noi vorremmo anche essere buoni, vorremmo anche fare qualcosa di buono, ma non ci riusciamo. Un sacerdote che confessa, sapete quante volte mi pare, io vorrei tanto ma non ci riesco, padre, io vorrei tanto ma non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco, perché non ci riesci? Capite? Volere è potere, sì o no? Ni, perché certe cose ci sovrastano. Perché? Perché abbiamo questa debolezza strutturale, c'è niente da fare. Noi siamo stati battezzati, certamente. Cosa vuol dire essere battezzati? Significa che, dato che prima Adamo aveva messo male la razza umana, è venuto il figlio di Dio. Come è venuto il figlio di Dio, dice San Paolo stesso, come nuovo Adamo, cioè il capo stipite di un'umanità nuova, di una nuova creazione. Cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? Prima a mostrarci come Dio è,
secondo a mostrarci quello che Dio vuole, terzo a dimostrarci come Dio vive, perché è vissuto da uomo in maniera divina, e quarto a darci la possibilità attraverso la redenzione di ricominciare a vivere diversamente, non sotto l'influsso del primo Adamo che ci ha lasciato tante miserie e tante debolezze, ma sotto l'influsso, ad esempio, suo. Spero di in due parole, insomma, di essermi fatto capire, no? Allora, San Paolo che cosa ci dice? Il primo uomo, Adamo, è tratto dalla terra ed è di terra, è terribile, è umano, è misero. Il secondo uomo, cioè Gesù, figlio di Dio fatto uomo, nuovo Adamo, viene dal cielo e prosegue. Qual è l'uomo fatto di terra? O ci sono quelli di terra? Fanno tutti così? Gesù dice, che merito ne avete se amano, se amate quelli che vogliono bene? Questo fanno tutti. Non c'è bisogno di essere divini, questo lo fanno tutti gli esseri umani, lo fanno anche gli animali tra di loro, no? Quindi noi c'è un animale, se tu all'animale gli fai le coccole, le carezze, eccetera, eccetera, lo è tutto buono, se tu all'animale lo aggredisci, si ribella, si rivolta. Quale l'uomo fatto di terra, così sono quelli di terra, ma quale il celeste, così anche i celesti. E conclude San Paolo, e questo è rivolto anche a noi, e come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, perché tutti noi tante volte abbiamo fatto esperienza delle nostre miserie, che ci portiamo dietro dalla nostra mortale, povera, umile, piccola condizione umana, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste, attenzione, cioè di Gesù. Qual è la differenza tra queste due immagini? E così già concludiamo la breve omelia, sperando che con la brevità lascia un segno forte. Allora, c'è una differenza tra queste due condizioni. C'è il primo Adamo e il nuovo Adamo. Noi il primo Adamo ce lo ritroviamo, ci nasciamo tutti quanti simili al primo Adamo. Nasciamo anche simili a Gesù. Non proprio. Riceviamo il sacramento del battesimo. Cosa ha fatto il sacramento del battesimo? Il sacramento del battesimo ci ha rivestiti della vita di Gesù, da un punto di vista oggettivo. Ora, anche se siamo tutti battezzati, secondo voi siamo tutti santi già? Andiamo tutti quanti sulle onde degli altari? Automaticamente? No, perché la vita che abbiamo ricevuto nel battesimo, ecco la grande differenza, ha bisogno della nostra volontà, della nostra scelta, della nostra libera e volontaria cooperazione per poter sviluppare e crescere. Quindi se noi non facciamo niente, per esempio se non curiamo la nostra fede, c'è qualcuno ieri che è stato all'incontro del catechismo degli adulti e abbiamo approfondito la sezione della Costituzione della Chiesa che parla del fatto che tutti i battezzati sono chiamati a essere santi, ma non tutti i santi ci diventano, perché per diventare santo devi usare alcuni mezzi. Se quei mezzi non li usi, tu l'immagine dell'uomo celeste non l'acquisirai mai. Perché Gesù ha istituito l'Eucaristia? E chi di noi stamattina sta in grazia di Dio si accosterà al corpo del Signore? Perché? Cosa succede quando noi facciamo la comunione? La vita di Gesù, vera e viva, entra dentro di noi e dinanzi al Vangelo che abbiamo ascoltato ti dà la possibilità e la forza di compierlo e di viverlo. Perché questa non è una cosa che è alla nostra portata. Capite? Amare chi ci fa del male, pregare per chi ci tratta male, benedire, cioè parlare bene di quelli che dicono male di noi, soprattutto senza motivo, sicuro che chi parla ne sa qualcosa, o per pregiudizi o per idee a prioristiche, capite? E con lingue senza freni, non è mica una cosa tanto facile, capite? Rispondere al male con il bene, questa è la vita di Gesù. Solo che, chiudiamo, la vita di Adamo, per viverla non bisogna fare niente, basta semplicemente non fare niente e lasciarsi vivere. Per vivere la vita di Gesù bisogna apprezzare e accogliere il dono grande che ci ha dato fin dal giorno del battesimo e farlo vivere attraverso una vita di grazia. I sacramenti, la preghiera, l'ascolto, la formazione continua della nostra anima, della nostra coscienza e una vita che, cominciando dai 10 comandamenti, raggiunga la perfezione con l'aiuto della grazia che ci ha indicato Gesù nel Vangelo. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti anzitutto a comprendere la bellezza, la verità e la bontà di quello che abbiamo ascoltato, secondo ad accogliere il dono che il Signore ci fa, che nella misura in cui lo desideriamo e lo vogliamo può
possiamo viverlo. Ecco, e terzo, essere figli del Padre nostro celeste, quindi assumere questo stile di vita, non soltanto ci renderà fautori del bene e belli per tutti, d'accordo? Ma ci renderà anche pienamente felici, anche in questo mondo. Siamo lodati Gesù e Maria. Certo, sì, allora.